Salve a tutti, sono Francesco Samani e con oggi voglio affrontare la tanto temuta prova preselettiva. Del concorso TFA quinto ciclo, dandovi una formula che vi semplificherà tantissimo la vita. Voglio provarvi a provare a risolvere il problema in maniera un pochettino diversa. Vi faccio un minimo di teoria iniziale e poi vi do la formula e poi vi faccio vedere come si applica. Allora, che cosa sono le permutazioni? Matematica, eh? Allora, in matematica le permutazioni indicano tutte quelle disposizioni nelle quali ci sono dei raggruppamenti che vanno formati con gli oggetti che vengono forniti. Se in un quiz vi dovessero chiedere quanti anagrammi possono formarsi, ad esempio, con la parola concorso, le lettere sono 1, 2, 3, la C si ripete, la O si ripete, 4, 5. Però, se non, nelle permutazioni non interessa l'ordine delle lettere, quindi io potrei anche scrivere ad esempio C, C, quindi anche queste vanno considerate. O, O, N, R, S. Questa è una nuova disposizione. Ok? Questo potrebbe essere richiesto, anzi sarà probabilmente richiesto al TFA, probabilmente con una parola più semplice. Allora, la permutazione che posso indicare con la lettera P è uguale al numero di lettere che ci sono fattoriale e si scrive col punto esclamativo. N fattoriale indica il prodotto di N per N meno 1, per n meno 2, per puntini puntini 1, ossia è una particolare operazione matematica che consiste nell'effettuare un prodotto tra numeri naturali consecutivi e decrescenti a partire dal numero ennesimo fino ad arrivare ad 1. Ad esempio, scrivere 4 fattoriale significa moltiplicare 4 per 3 per 2, per 1, 4 per 3, 12, per 2, 24, per 1, 24. A questo punto vediamo subito come risolvere un quiz. Il quiz chiede questo. Metto esercizio numero 1, così vi ho spiegato la formula, vi ho spiegato cos'è una permutazione, facciamo subito una prova scritta. Quante parole è possibile formare? Quante parole anche prive di senso? Ovviamente questo anche prive di senso è quello che vi dicevo io, che io posso formare CC o ONRS, non ha un senso, però è una nuova parola che posso formare con queste lettere che ho menzionato prima. Quante parole è possibile formare? Le parole anche prive di senso, anagrammando le lettere della parola
Terno. Tanto vi metteranno una parola o con 4 o con 5 lettere, a mio avviso, non di più, perché poi senza calcolatrice diventerebbe un problema. Le soluzioni quali sono? A, B, C, D. Allora, fatemi rileggere bene la traccia. Allora, soluzione A, 60, 80, 100, 120. Vedrete che è rapidissima la soluzione. Soluzione. Due punti. Quindi, il quiz chiede di calcolare il numero di anagrammi di un termine. Quindi, basta applicare la formula che vi ho detto. Da quante lettere è composto Aterno? 1, 2, 3, 4, 5. Bene, P, in questo caso sarà di 5, è uguale a 5 fattoriale, è uguale a 5 per 4 per 3 per 2 per 1. 5 per 4, 20, per 3, 60, per 2, 120. La risposta è di 120. E con questo l'esercizio è finito. Se vi è piaciuto il video, mettete il pollice in su, condividete il canale, iscrivetevi per avere sempre gli aggiornamenti attivando la campanellina. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Saluti, un caro saluto da Francesco Samari.